Le dimissioni di Mario Draghi, a causa della sciagurata decisione dei grillini che pensano solo alla loro bottega elettorale anziché agli interessi del paese. Per dare un numero, prima della crisi di governo lo spread era a 185, oggi è già 224, è quasi mezzo punto. Abbiamo quasi 3.000 miliardi di debito pubblico, siamo a 2.800. Vuol dire che su base annua quel mezzo punto di spread, che per ora è solo mezzo punto, sono 14 miliardi di euro buttati al vento per pagare appunto l'interesse sul debito, che costerà di più perché oggi, dopo le dimissioni di Draghi, l'Italia è un paese meno affidabile. L'Europa si è fidata di noi perché si è fidata di Mario Draghi, quei soldi li dovremmo restituire, ci sono gli investimenti del PNRR che vanno gestiti da un governo e da un premier che abbia la capacità come Mario Draghi, e quindi speriamo che Mario Draghi ci ripensi. È l'unica soluzione possibile.